Buongiorno, sono Francesca Benenati, membro attivo del presidio Springer Azzoti di Libera Biella, libera associazione impegnata nel contrasto delle mafie e della promozione della legalità. E come ogni anno proponiamo il nostro progetto educativo dal titolo Abitare i margini, a partire dal fatto che constatiamo una bassa percezione della pericolosità sociale del fenomeno delle mafie, soprattutto al nord e fra i giovani, e quindi come nostro obiettivo intendiamo supportare gli insegnanti non solo nella trasmissione di nozioni riguardo al tema delle mafie, ma anche nella costruzione della coscienza civica degli studenti. Il nostro progetto si articola su due proposte. La prima proposta è rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e prevede tre incontri di carattere laboratoriale di 2 ore ciascuna. Gli incontri saranno basati sul testo di Michele Gagliardo, formatore nazionale di Libera, dal titolo Cittadini si diventa. E il primo incontro sarà basato sull'educazione alla cittadinanza, il secondo sull'infarinatura generale sul tema delle mafie e il terzo sarà un incontro di restituzione da parte degli studenti del lavoro svolto insieme. Analogamente, anche per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado proponiamo un percorso di 3 incontri di 2 ore ciascuno, basati però sulla lettura di un libro in classe, e il testo sarà scelto in accordo con gli insegnanti. E gli incontri saranno il primo di infarinatura generale sul tema delle mafie, il secondo di rielaborazione dei contenuti del testo letto in classe e il terzo di restituzione da parte degli studenti. I formatori saremo io in didattica a distanza e Domenico Cipolat, responsabile del coordinamento provinciale di Libera, in presenza.